buonasera dalla palestra comunale di Borore, gremita ben oltre ogni ordine di posto per questa gara 3, per questa finalissima del campionato di Serie C maschile. Assalto alla Serie B, una poltrona per due per la Federcise Pallavolo Borore e per l'Airone Tortoli. Lo potete sentire chiaramente l'entusiasmo del pubblico del piccolo centro del Marghine, ma questa è solo una parte della grande festa di sport che andremo a vivere oggi dal Palasport di Borore, perché fuori dalla palestra è stato allestito il maxi schermo grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Borore, della Consulta giovanile di Borore e della Joer Service, che con grande sensibilità stanno dando la possibilità di assistere alla gara anche a chi non è riuscito a entrare qui nella palestra comunale oggi stragremita per questa ultima gara del campionato di Serie C per gara 3. Oggi si decide tutto dopo le prime due gare che si sono concluse in sostanziale parità. Gara 1 giocata qui a Borore è stata vinta dalla squadra di casa con il punteggio di 3-1. L'Airone si è presa la rivincita a Tortoli in gara 2 vincendo al tie break. Le squadre sono già in campo a dirigere le operazioni, il signor Carlo Baraldi, primo arbitro che sarà assistito nel compito da Gigi Orpianesi, che opera sul settore opposto. Andiamo rapidamente a passare in rassegna i due roster, partendo per doveri di ospitalità dall'Airone Tortoli, numero 3 Francesco Soru, 4 Isacco Asoni, 5 Alessandro Caretta, 8 Gabriele Scanu, 10 Simone Cabidu, 13 Antonio Melis il capitano, 14 Davide Fancello, 16 Giovanni De Murtas, numero 17 Leonardo Sanna, 19 Raffaele Busalla, 27 Davide Mulas. La risposta della Pallavolo Borore è affidata al numero 1 Gabriele Vargiu, numero 3 Alex Masala, numero 4 Enrico Niola, numero 5 Matteo Marongiu, numero 7 Andrea Deriu, 10 Fabrizio Virdis il capitano, con numero 11 Mario Aresu, 13 Andrea Virdis, 14 Davide Azzori, 17 Simone Deriu, 22 Leonardo Letta, l'allenatore dell'Airone Tortoli, e coach Marco Gagliardi, che verrà assistito da Marco Asoni, il suo secondo. L'allenatore di Borore è Fabio Uda. Sarà l'Airone a incaricarsi della prima battuta sul pallone. Non riusciamo a vedere il numero di maglia, ma vediamo che c'è subito la risposta di Borore con la schiacciata del numero 5 Alessandro Caretta. Non difende bene l'Airone Tortoli, esplode il Palasport di Borore, il primo punto è della squadra di casa della Federcise Pallavolo Borore. 1977, Matteo Marongiu alla battuta, maglia numero 5, la battuta di Marongiu, quindi la giocata dell'Airone con il tentativo di Alex Masala che va a segno, non riesce a difendere Borore, primo punto anche per l'Airone con lo stesso Alex Masala che va sul punto di battuta. Sale l'incitamento del pubblico di casa mentre Alex Masala va alla battuta, tenta l'ace ma arriva la risposta di Melis e poi la schiacciata del numero 7 Andrea Deriu. 2-1 Borore e adesso Andrea Deriu che va alla battuta. Andiamo Deriu, la battuta, ci arriva Fancello, poi con difficoltà l'Airone a mettere il pallone nell'altra metà campo, qui il tentativo di Niola, poi dall'altra parte quello di Andrea Vildis, uno dell'Airone non è efficace, si va sul 3-1, prova un primo allungo la Federcise Borore. In questo primo set ancora Andrea Deriu alla battuta. Andrea Deriu, Fancello, quindi Melis. La schiacciata di Cabitu, stavolta è vincente.
ha avuto buon gioco il numero 10 dell'Airone, che accorcia portandosi sul 2-3, e adesso alla battuta è la volta di Alessandro Caretta, maglia numero 5. Si gioca in un'autentica boggia qui al Palasport di Borone. Qui la battuta di Caretta finisce fuori, scatenando ulteriormente l'entusiasmo del pubblico di casa. 4-2 Borone sul punto di battuta. C'è Andrea Virdis, maglia numero 13. La battuta di Virdis, il solito fancello, poi giocata un po' difficoltosa questa dell'Airone. Contrattacca Borone con Niola. Adesso la possibilità è per l'Airone. Siamo dall'altra parte, altra possibilità per Vildis, che schiaccia direttamente a rete. Non impeccabile in questa giocata Andrea Vildis. Il punto è per l'Airone. Alla battuta Simone Capitu, maglia numero 10, 3 per chi attacca, 4 per chi difende. Capitu, la ricezione di Borore, poi la schiacciata di Vargiù dall'altra parte. Il punto è di Tortoli grazie alla schiacciata del numero 8 Gabriele Scanu, toccata dal muro di Borore prima che la palla finisse fuori. Raggiunge il pareggio l'Airone, 4-4. La ricezione di Borore, poi ci prova Niola, la palla viene murata fuori. Punto per Borore, 5-4 il punteggio. E alla battuta abbiamo Enrico Niola, maglia numero 4. Oh, la battuta di Niola, la ricezione di Scanu, poi dall'altra parte si prova Capitu, palla sulla rete, altro punto per Borore, break della squadra del Marghine che si porta sul 6-4. Ancora Niola alla battuta, arriva il fischio del signor Baraldi. Niola, Melis alza la palla per Scanu, ancora Melis in azione difensiva, e qui Scanu colpisce il soffitto con la sua alzata, regalando un altro punto a Borore che si porta sul 7-4. Ancora la battuta di Niola, qui la veloce da parte del numero 4 Isacco Asoni, si rifà sotto l'Airone con l'attacco di Isacco Asoni. Alla battuta Scanu, Scanu intercetta Caretta, e poi il contrattacco vincente di Matteo Marongiu. Ottavo punto per Borore. Alla battuta Gabriele Vargiu, maglia numero 1. Vargiu, quindi Melis. Qui l'attacco vincente di Alex Masala, scusate, del numero 3 di Tortoli, Francesco Soru, regala il sesto punto all'Airone che torna in battuta con Isacco Asoni. 6 per chi attacca, 8 per chi difende. Asoni, l'attacco vincente da parte di Andrea Deriu, ricezione che finisce direttamente in out, quella di Tortoli, e Borore trova il punto del 9-6 con Leonardo Sanna alla battuta. Battuta di Sanna, di Melis, alza per Capitu, il suo attacco è vincente.
Punto per l'Airone che accorcia portandosi a meno 2. La battuta numero 13 Melis, altro numero 13 Virdis in ricezione, poi va anche all'attacco Andrea Virdis. Il punto però è per l'Airone, attacco che finisce fuori. Provano a farsi sentire anche i tifosi ospiti in netta minoranza qui all'interno del Palasport di Borore. Qui l'attacco portato da Sanna, poi viene murato in questo secondo tentativo dall'intervento di Francesco Soru, break Tortoli, poi Astrini che raggiungono il risultato di parità. Siamo 9-9. La battuta è il numero 13 Melis, palla che finisce fuori, allunga di nuovo Borore sul 19, la battuta Matteo Marongiu. Intanto c'è un richiamo da parte del signor Orpianesi. Il gioco che ancora non riprende. Arriva adesso il fischio del signor Carlo Baraldi. Marongiu alla battuta, palla che finisce fuori. 10-10 e Francesco Soru alla battuta. Si prende il fischio dell'arbitro, va Soru. Battuta col salto, non c'è l'ace, palla che esce, dunque punto per Borore che si porta sull'11-10 alla battuta Andrea Deriu. Deriu con l'aiuto del nastro stava per ingannare la difesa di Tortoli, poi è vincente l'attacco di Simone Capindu, murato fuori, dunque nuova parità 11-11. Alcune rotazioni per coach Marco Gagliardi. E l'ingresso in campo di Davide Mulas che si porta sul punto di battuta. Va Mulas, la sua battuta, la ricezione di Borore, poi l'attacco di Enrico Niola, altra possibilità per la squadra del Marghine di attaccare, ancora efficace il muro dell'Airone, altro tentativo per Niola che con il pallonetto beffa il muro di Tortoli riportando avanti Borore, 12-11 il punteggio. Bella giocata questa di Enrico Niola. Alla battuta adesso c'è Andrea Virdis, maglia numero 13. Battuta mancina di Andrea Virdis, il contrattacco di Tortoli. C'è una seconda possibilità per l'Airone. Volta è vincente l'attacco di Gabriele Scanu, non può nulla il muro di Borore e siamo di nuovo in parità, ancora equilibrio al Palasport di Borore, 12 Federacise, 12 Airone. Alla battuta Simone Capindu, ricezione di Marongiu e poi l'attacco portato da Andrea Virdis. Ancora una possibilità per Borone con Niola murato da Tortoli,
dal muro di Turtoli e la squadra viastrina per la prima volta in questo match trova il vantaggio 13-12 in favore dell'Airone, con Simone Cabidu ancora alla battuta. Va Cabidu, il contrattacco di Borone con la grande giocata di Gabriele Vargiu, si trova subito il pari per la squadra di casa. La battuta Enrico Niola, maglia numero 4. Niola, il tentativo con il pallonetto di Scanu, ma ancora l'Airone con Cabidu, la sua schiacciata finisce fuori, non ci sono deviazioni. Dunque 14° punto per Borore, che trova nuovamente il pari. Anzi, il 14-13, scusate. Ora Niola la battuta, vede, difende male Turtoli, concedendo un nuovo attacco a Sanna per Borore. Schiacciata non particolarmente potente, non può fare di meglio Scanu dall'altra parte. Qui ci prova invece Marongiu, dall'altra parte la schiacciata di Cabidu. Arriva il fischio dell'arbitro e concede il punto a Turtoli. Giocata irregolare quella di Borore, quindi nuovo pareggio 14-14. Si gioca punto a punto qui al palazzetto. Non sappiamo se da casa sentiate la mia voce, ma davvero altissimo il numero di decibel che si sentono qui dentro il palazzetto. Intanto punto per Borore, che si porta sul 15-14 nell'entusiasmo del tifo di casa. Qui la battuta di Vargiu fuori, si va sul 15 pari per Turtoli. Alla battuta Isacco Asoni, arriva il fischio dell'arbitro, va Asoni e Sanna di astuzia appoggia nella metà campo avversaria. Di nuovo avanti Borore, e lo stesso Renato Leonardo Sanna va alla battuta. 16-15 il punteggio. A Sanna, Scanu, Melis per Asoni, la sua schiacciata non incontra deviazioni. Altro punto per Borore, palla che è finita fuori. Altro punto per Borore, che allunga sul più 2, 17-15 a favore della squadra del Marghine. Ancora Leonardo Sanna, la battuta quindi Asoni, Melis, Baia nell'alzata verso Cabidu. Altro punto per Borore, break della squadra del Marghine, time out e pubblicità per noi. Time out, momento di difficoltà per l'Airone Turtoli. Borore
che piazza il break portandosi a più 3, 18 a 15 il punteggio. Leonardo Sanna alla battuta, si fa sentire l'incitamento del pubblico di casa. Battuta di Sanna, Asoni, Melis, ancora su Asoni Murato, da Andrea Deriu che va a incassare i complimenti dei compagni. Più 4 Borore, 19 a 15 il punteggio. Ancora Sanna, Asoni, quindi l'alzata di Caretta, regalato il pallone a Borole, adesso con il pallonetto ci ha provato Andrea Virdis, consegnando per un nuovo attacco a Tortolia stavolta. L'attacco di Simone Cabitu è vincente. Punto per Leirone che si rifà sotto 16-19. Antonio Melis alla battuta. Battuta di Melis, un po' di confusione nell'azione difensiva di Borore, si scontrano Marongiu e Fabrizio Virdis, regalando un punto all'Airone che si riporta a meno 2, 17 a 19. Ora Melis alla battuta, non efficace neanche stavolta la ricezione di Borore che regala l'attacco ad Asoni. Più efficace il muro di Alessandro Caretta, esultanza alla Cristiano Ronaldo per il numero 5 di Borore, assecondata peraltro dal pubblico. 20-17, lo stesso, scusate, si trattava di Matteo Marongio ovviamente, del numero 5 di Borore, che è andato anche alla battuta. Qui il tentativo di Cabidu, dall'altra parte invece ci prova Alex Masala, Enrico Niola, e qui invece l'attacco è di Francesco Soru, si riporta a meno 2 l'Airone. Con la giocata vincente di Francesco Soru, 18-20, lo stesso Soru va alla battuta. Soru cerca l'ace ma trova l'opposizione di Fabrizio Virdis, perfeziona l'azione difensiva a Deriu, ma c'è un altro attacco per Cabitu, la schiacciata è vincente, nulla può Enrico Niola e l'Airone si rifà davvero sotto meno 1, 19-20. Chiama il time out Borore, time out anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dal Palasport con Francesco Soru sul punto di battuta, si è riavvicinato l'Airone, il Soru cerca l'ace, non lo trova per pochi centimetri, palla fuori, respira Borore che si porta sul 21-19. Alla battuta Andrea Deriu, data di Melis a cercare Cabidu, ci prova con il pallonetto ma è attenta la difesa di Borore, qui Niola, Murato il suo attacco, palla fuori e altro punto per Borore grazie all'iniziativa di Enrico Niola, allunga nuovamente Borore che si porta sul 22-19. Primo set molto combattuto qui al Palasport. Oh, non va a buon fine l'attacco
di Marongio, allunga sul più 4 Borore, altro time out chiamato da Leone Tortolì. Rientrano in campo alla battuta per Borore, c'è Andrea De Reu, maglia numero 7, 23-19 per la squadra di casa, che cerca di condurre in porto questo primo combattutissimo set. Battuta di De Reu, arriva Fancello, quindi l'attacco vincente di Simone Cabiddu, 20° punto per Tairone Tortolì, che manda alla battuta il numero 5 Alessandro Caredda. Va Caredda, Virdis alza per Niola, il contrattacco di Niola è in campo, buona la schiacciata di Niola, palla sulla linea e set point per la Federcise Borore. Sul punto di battuta Andrea Virdis, 24-20, si scalda l'atmosfera qui al palazzetto, non che sia stata mai fredda, non tanto dall'inizio del primo set ma già da un'ora prima dell'inizio della gara. Intanto prova il contrattacco l'Airone con Cabiddu, Murato, Asoni per Scanu, arriva la risposta della difesa di Borore, ma un'altra possibilità l'Airone con Cabiddu, Virdis riesce a difendere, Niola prova il contrattacco, attenzione perché la palla è dall'altra parte, ma spreca malamente Vargiu, era una buona possibilità per portare a casa il primo set, schiaccia a rete Gabriele Vargiu, 21° punto per l'Airone con Cabiddu sul punto di battuta. Erano già pronti a esultare i tifosi del Palasport e quelli che ci stanno seguendo dal maxi schermo posto fuori dalla struttura, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e della consulta giovanile in collaborazione con la Gioer Service. Allora, ancora non arriva il fischio del signor Gagliardi, del signor Baraldi, scusate, Gagliardi è il coach di Tortolì. Alcune rotazioni per la squadra ogliastrina. Battuta di Cabiddu, difesa di Borore, quindi la schiacciata vincente di Andrea Virdis che mette fine al primo set sul 25-21. Esplode il Palasport, ma non è ancora finita, si chiude la prima frazione, noi andiamo in pubblicità, ci ritroveremo per il secondo set. Al Club Sardegna abbiamo lavorato sulle modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta.
Due, sì. Fate ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli, Eli! Buono, in piedi, Cristian! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. Tre argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi rimpongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. Siamo dal Palasport di Borrore per il secondo set di questa gara 3 della finale dei playoff del campionato di Serie C maschile. In campo Federa Cise Borrore e Airone Tortoli. Il primo set è stato vinto dalla squadra di casa con il punteggio di 25-21. Intanto arriva il fischio del signor Baraldi, il primo punto di questo secondo set è dell'Airone Tortoli, che porta alla battuta Francesco Soru, maglia numero 3. Airone che è chiamato a recuperare la battuta di Soru. Virdis respinge bene, poi la schiacciata vincente e dell'altro Virdis, Andrea. Grande attacco questo del numero 13 che ristabilisce la parità 1-1 nel frastuono della palestra comunale, oggi gremita oltre ogni ordine di posto. Tanto non va a buon fine l'attacco di Tortoli, si prova con la veloce Andrea De Riu, palla fuori. Il punto per l'Airone con Alessandro Caredda alla battuta. Non è che viene battuto dal e poi il muro di Borone a riportare il risultato sul 2-2. Tanto va la battuta Andrea De Riu, ma va in contrattacco l'Airone qui, la giocata vincente di Isacco Asoni. Hanno giustamente fatto notare che il numero 17 Simone Di Rivo a volte viene confuso con Leonardo Sanna. Qualche errore a parte mia nella lettura delle distinte. Si riparte con l'Airone in battuta con Simone Cabiddu. Orore che nel frattempo ha operato il sorpasso 3-2 in favore della squadra del margine. Ma Cabiddu alla battuta, palla fuori, 3-3. Andrea Virdis per Borore alla battuta. Virdis in pancella alla ricezione e dall'attacco l'Airone.
attacco vincente quello della squadra di Astrid. 4-3 per l'Airone. Abbiamo Gabriele Scanu sul punto di battuta. Prende il fischio del signor Baraldi. Scanu, eccezione di Niola, poi l'attacco di Bargiu viene murato, allunga Tortoli, 5-3. E ancora Gabriele Scanu alla battuta. Scanu, non impeccabile Marongiu, prova in qualche modo a rimediare Andrea Virdis, concedendo però un altro attacco a Tortoli. Il primo viene murato, ci prova Soru e ancora una volta è efficace il muro di Borore con Gabriele Bargiu. Si riavvicina la squadra di casa, 4 Borore, 5 Tortoli. Alla battuta Enrico Niola. Di Niola, Fancello e poi l'attacco vincente di Isacco Asoni. Non lascia scampo alla difesa di Borore, 6-4. Alla battuta lo stesso Asoni. Marongiu. De Riu, ancora Marongiu, si difende bene l'airone, poi ci prova Soru, altro attacco per Tortoli, ancora Francesco Soru, palla fuori, imprecisa la scacciata di Francesco Soru, che regala il quinto punto alla Fedra Cise Borore. Alla battuta Gabriele Bargiu, maglia numero 1. Bargiu difende Tortoli, poi prova Cabitu dalla seconda linea, non riesce a difendere Borore, ci ha provato Bargiu, palla sul soffitto e punto per l'airone che si riporta sul più 2, 7-5. Alla battuta il capitano Antonio Melis. La Melis quindi piazza in posizione di muro Simone De Rio. 6-7. Ha fintato l'alzata Simone De Rio, poi è andato a schiacciare trovando impreparata la difesa di Tortoli. Adesso De Rio alla battuta Fancello e poi tenta l'attacco Caredda. In qualche modo la difesa di Borore riesce a rimediare. Poi c'è Cabitu con il pallonetto, difende bene De Riu e concede poi a Virdis l'attacco. Ancora l'airone, il muro vincente e di Andrea De Riu. Trova il pari la Fedra Cise Borore. Un po' di pulizia del campo nella metà campo della squadra di casa mentre Simone De Riu si prepara alla battuta.
ristabilita la parità dopo un primo allungo dell'Airone, 7-7 il punteggio. Tutta di De Riu, l'attacco di Caretta, di Marco, Andrea De Riu, che fa valere ancora i suoi centimetri a muro e trova il vantaggio. Borore per la prima volta in questo secondo set. Sono delle rotazioni per l'Airone con Leonardo Sanna che prende il posto di Antonio Medis. Il fischio dell'arbitro Meriu, all'attacco Soru, prova una seconda volta palla fuori, ma non abbiamo capito se c'è stata una deviazione o se il signor Baraldi l'ha vista dentro. È un consulto con gli arbitri. Arbitri a consulto, si avvicina il signor Orpianesi, che era sicuramente più vicino all'azione. Decisione che viene rettificata e punto assegnato al Borone. Palla finita fuori senza deviazioni e dunque 9-7 per la squadra del Margine. Ancora Simone De Riu sul punto di battuta. Va De Riu, quindi l'attacco di Cabindu intercettato dalla difesa di Borore che prova il contrattacco con Matteo Marongiu, ed è un contrattacco vincente. Chiama il time out coach Gagliardi, allunga Borore sul 10-7. Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Entriamo con un'altra battuta di Simone De Riu. La risposta di Fancello e poi prova l'attacco al Capito. Un po' in controtempo il numero 10 dell'Airone. A buon gioco il muro di Borore. Allunga ancora la Fedra Cise, 11-7 il punteggio in favore della squadra di casa. Momento di difficoltà per la squadra di coach Marco Gagliardi. Decisamente felice il turno in battuta di Simone De Riu, più 4 Borore. Ora De Riu, ora un possibile attacco di Cabindu, murato ancora una volta, ci prova solo dall'altra parte e poi sbaglia Andrea De Riu. Ha tentato di appoggiarla a corta il numero 7. Palla sulla rete, respira l'Airone Tortolì con Francesco Soru sul punto di battuta. 8 per chi attacca, 11 per chi difende. La battuta di Soru, traiettoria insidiosa perché sporcata dal nastro, qui difende come può l'Airone.
Cabiddu ci prova con una schiacciata mancina, un'altra possibilità di attacco, la squadra ogliastrina, e non sbaglia Gabriele Scanu, si riavvicina l'airone Tortolini, 9-11 grazie alla schiacciata di Gabriele Scanu. Ancora Francesco Soru in battuta, prova a riavvicinarsi l'airone. Soru, risposta di Fabrizio Virdis, poi tenta l'attacco Marungiu, quindi Scanu, Murato, Virdis, De Riu, la schiacciata di Andrea Virdis, non è vincente, ma altro attacco per Borore con De Riu, dall'altra parte ci prova Cabiddu, Murato da Andrea De Riu, l'uomo ovunque nel muro di Borone, qui è stata forse un'invasione, il punto è di Borone che si porta sul 12-9, davvero prezioso Andrea De Riu a muro, i suoi centimetri fanno davvero la differenza. In battuta abbiamo Matteo Marungiu, maglia numero 5, gioco che però ancora non riprende. Marco Marcello a colloquio con il signor Balaggi. Si fa sentire intanto il pubblico di Borore. Prova timidamente a farsi sentire anche il pubblico dell'Airone, oggi in netta minoranza ma comunque presente sulle gradinate del Palasport. Qui Cabiddu, il suo attacco è vincente, accorcia l'Airone 10-12, Alessandro Caredda alla battuta. Dalla fuori, punto per Borore, Andrea De Riu alla battuta, maglia numero 7 della squadra biancorossa. Il fischio del signor Baraldi, va De Riu, la difesa dell'Airone, poi vaia tutto in schiacciata Isacco Asoni, spreca questo attacco regalando il 14° punto a Borore, 14-10. Ora Andrea De Riu alla battuta, c'è l'ace del numero 7, un po' distratta la difesa di Tortolini, se ne accorge coach Gagliardi che richiama i suoi al time out, e time out anche per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Entriamo dal Palasport di Borore. Sale l'incitamento del pubblico di casa che vede un po' più vicina questa Serie B nazionale mai conquistata dalla Pallavolo Borore, squadra con quasi 50 anni di storia, la sua fondazione risale al 1977 e come scritto qui sui muri del Palasport i tifosi del Borore sono a caccia di un sogno. Avete raggiunto il traguardo, ora realizzate il nostro sogno. Per adesso le cose stanno andando piuttosto bene, la squadra di casa
avanti per 15-12, perché arriva un altro punto per l'Airone, che prova a riavvicinarsi dopo la strigliata di coach Gagliardi nel corso del time out. Si riporta a meno 3 l'Airone Tortoli, 12-15, con Cabidu alla battuta. Qui ci prova Niola con l'attacco, respinge bene Tortoli, 15, prova Gabriele Scanu, non ci sono deviazioni, palla fuori e quindi punto per Borore, che si porta sul 16-12. Andrea Vinnis alla battuta, efficace qui la ricezione di Fancello, si fa sorprendere dalla battuta del numero 13 di Borore, allunga nuovamente la squadra di casa sul più 5, massimo vantaggio in questo set e anche in tutta la partita, 17-12. Ora in difficoltà Fancello, qui appoggia Asoni nella metà campo avversaria, tenta l'attacco Vargiu, adesso ha una seconda possibilità che viene invece concessa a Niola, respinge la difesa di Tortoli, quindi ci prova con il pallonetto Vargiu, è attento Fancello e poi il tentativo di Andrea Virdis che finisce in out. Punto per Tortoli che accorcia a meno 4, 13-17, con Gabriele Scanu alla battuta. Scanu, Maron giù, quindi Virdis perde il tempo per la schiacciata, lo trova invece Soru, ma difende bene Borore con Simone Deriu, arriva però il contrattacco dell'Airone, stavolta vincente, e porta al 14° punto della squadra Oiastrina. Ancora Scanu alla battuta, dandoci un cambio per Borore, esce Andrea Virdis e fa il suo esordio in partita Davide Azzori, maglia numero 14. Rischio del signor Baraldi a Scanu, alla fuori, 18° punto, la squadra di casa che porta in battuta Enrico Niola. Tutta di Niola, Scanu, quel tentativo di attacco vincente di Francesco Soru, sicuramente uno dei punti di forza della squadra oiastrina, Francesco Soru, giovanissimo, classe 2005. Battuta proprio di Soru. L'attacco di Simone Deriu, difende bene l'Airone, poi ci prova Cabidu, l'attacco di Marongiu, nuovo più 4 per la Federacive, ha incrociato benissimo Matteo Marongiu che non lascia scampo alla difesa di Tortoli, 19-15. La battuta Vargiu, prova Soru, stavolta viene murato dal
numero 7 Andrea Deriu. Giocata comunque efficace quella di Soru. 16-19. L'attacco di Borone ancora con Marungiu, difende Fancello e poi Soru la mette dall'altra parte, quindi decisione di Fabrizio Verdis che di fatto regala il meno 2 all'Airone Tortolì. Ora Antonio Meles alla battuta, momento di indecisione per la Federcisa e approfitta Tortolì per riportarsi sul meno 2. Qui Marungiu, Murato entra l'attacco dall'altra parte, Borone con Simone Deriu, qui l'indecisione è nel muro della squadra oliastrina. Più 3 Borone, 20-17 il punteggio. Simone Deriu alla battuta. Entra l'attacco Cabiddu, Murato, possibilità di attacco adesso per Borore, attacco che viene fermato dal fischio dell'arbitro, punto per la squadra nero-verde che porta alla battuta Francesco Soru. 18-20 il punteggio. Anche questa frazione è tutto sommato sul filo dell'equilibrio, come lo è stata la prima, chiusa sul 25-21 per la Federcisa Borore. Qui l'attacco di Andrea Virdis viene murato e Tortoli si porta sul meno 1. Chiamato il time out adesso dalla squadra di casa, ci sono idee da riordinare. Tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai Siamo dal Palasport per questo finale di secondo set, finale palpitante. Dopo l'allungo di Borone si è rifatto sotto l'Airone Tortolì che sta provando a riaprire il match. Qui la battuta di Soru, la risposta di Fabrizio Virdis, la nuova possibilità d'attacco per l'Airone con Cabiddu e trova il punto del pareggio 20-20 e si fanno sentire anche i tifosi arrivati a Tortolì nonostante siano in netta minoranza. E ancora una battuta di Soru, sbaglia stavolta Soru. Comunque abbastanza produttivo il suo turno in battuta, si riporta avanti Borore sul 21-20. Matteo Marungiu alla battuta. A Marungiu Scanu, alzata per Cabiddu, molto efficace il muro di Borore, poi ci prova Andrea Virdis che piega le mani al muro di Tortolì, allunga nuovamente Borore 22-20 con Matteo Marungiu,
nuovamente alla battuta. Ah, Marungiu qui con qualche difficoltà l'airone. È efficace il muro del solito Andrea Teriu, che approfitta delle difficoltà avversarie e poi fa valere la sua fisicità ancora una volta. 23-20. E ancora Matteo Marungiu alla battuta. Attacco adesso Tortoli con Scanu e l'attacco stavolta efficace. Prova a immolarsi Fabrizio Vildis per recuperare questa palla, non ci riesce. 21esimo punto per Tortoli, che prova a rifarsi sotto per evitare di concedere anche questa seconda frazione alla Federcisa Borore. Qualche rotazione dalla panchina per coach Marco Gagliardi. Siamo numero 27, Davide Mulas alla battuta. A Mulas sulla rete e altro set point, o meglio primo set point di questo secondo set per la Federcisa Borore. Andrea Teriu alla battuta. Andrea Teriu, l'attacco veloce di Isacco Asoni, non molla l'airone Tortoli. 22-24 e Marco Cabiddu alla battuta. Tenta la rimonta la squadra boiastrina. Cabiddu, quindi Marungiu, Simone Teriu e poi la battuta di Enrico Niola, e vincente, palla in campo 25-22 e si conclude anche il secondo set, ancora ad appannaggio della Federcisa Borore, che si porta sul 2-0. Cambio campo, pubblicità e poi torneremo per il terzo set. Sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando l'app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com.
Rientriamo dal Palasport di Borore per il terzo set di questa gara 3 della finale dei playoff della Serie C maschile. In campo Fedra Cisa e Borore, Airone Tortoli. 2-0 il punteggio dei set in favore della squadra di casa, partita che sembrerebbe indirizzata, ma attenzione all'Airone Tortoli che ha dimostrato di essere squadra dalle sette vite. Già in gara 2 la squadra ugiastrina era stata protagonista di una rimonta portata a termine con la vittoria al tie break. Airone Tortoli che in semifinale era riuscito a sbancare il campo dell'Ariete di Oristano, guadagnandosi appunto l'accesso alla finale. Ecco, già un punto per parte in questo terzo set qui, il tentativo di Francesco Soru. Punto per l'Airone di Tortoli. Dato alla battuta abbiamo Alessandro Caretta. Ricordiamo che la bolgia che sentite in sottofondo è solo una parte della grande festa di sport che stiamo vivendo oggi qui a Borore. È stato infatti allestito anche il maxi schermo fuori dal Palasport per accontentare anche i tanti tifosi che non hanno trovato posto all'interno della struttura. Oggi una grande festa di sport per il paese del Marghine, e non è voluta venir meno nel suo contributo né l'amministrazione comunale insieme alla Consulta giovanile di Borore, che in collaborazione con la Joer Service hanno appunto allestito il maxi schermo fuori dalla struttura per consentire a tutto il paese di poter seguire questa importante partita dal sapore storico per la Pallavolo Borore, ma anche per tutta questa comunità del Marghine. Tanto torniamo in cronaca con la giocata vincente della squadra di casa che conduce in questo set per 3-2. La battuta di Andrea Deriu, il contrattacco di Simone Cabiddu, ancora Boro nell'attacco con Andrea Verdis, la sua schiacciata imprecisa finisce fuori, ristabilita la parità 3-3 con Francesco Soru alla battuta. Soru risponde Marungiu e poi Niola all'attacco e conquista il quarto punto per la Fedra Cisa Borore. 4-3 e Andrea Virdis alla battuta. Virdis pancello in qualche modo, poi il tentativo d'attacco di Scanu e poi quella a muro con Simone Deriu. Il punto è ancora per Borore, l'ultimo tocco del numero 8 dell'Airone. 5-3 il punteggio, ancora Andrea Virdis alla battuta. Al Virdis Scanu, alza Melis per Cabiddu, alla che rimane lì ed è efficace il muro di Borore che allunga sul più 3, break della squadra di casa e time out chiamato invece da coach Marco Gagliardi.
parte da Andrea Virdis e dalla sua battuta 6-3 per Borole in questo terzo set. Qui ancora una volta no, una volta non è efficace il muro di Borole. Dunque Airone che guadagna un punto e torna in battuta con Alessandro Caredda, meno 2 per la squadra bogliastrina. Battuta di Caredda, palla fuori. Dunque nuovo più 3 per la Federa Cisa Borore, 7-4 ed Enrico Niola alla battuta. Maniola, buon aiuto del nastro, stava per mettere in difficoltà Scanu e poi il duro vicente di Bargiue, un'altra esultanza alla Cristiano Ronaldo per Matteo Marongiu, esultanza nuovamente assecondata dal calorosissimo pubblico di Borole. Borole che allunga sul 8-4. Ancora Enrico Niola alla battuta. E Soru, poi l'attacco di Cabiddu. E qui c'è Andrea Virdis, anche con un pizzico di fortuna forse in questo caso, trova il punto del 9-4, allunga più 5 e c'è un altro time out chiamato da Tortoli. Con Enrico Niola alla battuta, 9-4 il punteggio in questo terzo set a favore della Federa Cisa Borole, che conduce nel conto dei set per 2-0. Il contrattacco di Cabiddu, palla fuori, ma c'è stata una deviazione, dunque punto per l'Airone Tortoli, 5-9. Abbiamo parlato del percorso dell'Airone nella regular season, 50 punti, 18 vittorie, 4 sconfitte, 57 set vinti, 23 persi e terzo posto in classifica. Poi la semifinale in trasferta con l'Ariete di Oristano, vittoria esterna che ha permesso alla squadra ogliastrina di guadagnare la finale. Borole che invece si è presentata alle Final Four, la prima classificata, 53 punti, anche qui 18 vittorie e 4 sconfitte. Speculare anche il conto dei set vinti e persi, 57-23. Borole che poi in semifinale ha sconfitto non senza patemi il decimo mano al tie break qui al Palasport. Vittoria molto sofferta per la squadra di coach Fabio Usa, con il punteggio di 3-2. Intanto l'entusiasmo del Palasport in sottofondo e forse qualcosa in più del sottofondo per quest'altro punto della squadra di casa che si è portata sul 10-6. Gabriele Bargiu alla battuta. E l'attacco di Tortoli con Scanu che ci prova con il pallonetto, regala una possibilità a Borore. Qui l'attacco di Marongiu, bravo Soru insieme a Sanna nel muro, punto per Tortoli, 7-10. Gabriele Scanu alla battuta, meno 3 per l'Airone che ha necessità di recuperare e rimettere in
discussione questa gara 3 che Borore conduce per 2-7-0. Scanu qui pasticcia un po' la difesa di Borore, in media Andrea Vildis mettendo palla nell'altra metà campo e concedendo però l'attacco a Isacco Asoni, attacco vincente del numero 4 dell'Airone Tortolini, che accorcia portandosi a meno 2. 8-10 il punteggio. E a coronamento di quanto dicevamo sulla regular season, dobbiamo segnalare anche il grande campionato del Sant'Antioco, escluso dalle Final Four, ma che è arrivato ad appena 4 punti dal primo posto. Questo dà idea di quanto sia stata serrata la competizione in questo campionato di Serie C maschile, e questo ovviamente dà ancora maggior valore alla vittoria della squadra che alla fine di questo match approderà nella Serie B nazionale. Match ancora tutto da vivere, 8 per chi attacca l'Airone Tortolini, 10 per chi difende la Federa Cise Pallavolo Borone. Battuta di Scanu, palla sul nastro e poi nell'altra metà campo il contrattacco di Simone De Riu è vincente e porta all'11° punto per la squadra di casa. Lo stesso Simone De Riu va in battuta, 11-8 il punteggio. Una rotazione dalla panchina del Borore con Andrea Vildis che prende il posto di Davide Azzori. Si prepara la battuta Simone De Riu, va De Riu, quindi l'attacco di Asoni, una volta si fa trovare pronta la difesa del Borore anche in questo caso con Fabrizio Vildis. Quindi ancora il tentativo per Ortu, che d'astuzia ottiene il nono punto per l'Airone Tortolini. Intanto la schiacciata Ortu, ingannando Andrea Vildis a muro. 9-11 il punteggio. Isacco Asoni alla battuta, il gioco ancora fermo, bisogna pulire il campo prima di riprendere. Asoni, difesa di Borore, poi l'attacco di Andrea Vildis, palla fuori, altro punto per l'Airone che si avvicina, si porta a meno 1, 10-11 il punteggio, con Isacco Asoni sul punto di battuta. Vildis, Niola, ancora Vildis in schiacciata, quindi ci prova Asoni, palla dentro, arriva il punto del pari per l'Airone Tortolini, 11-11 il punteggio, trovato il pari l'Airone dopo un primo momento di difficoltà all'inizio di questo terzo set. Ora Asoni, il contrattacco di Borore, ci prova Andrea Vildis, Scanu in qualche modo e poi ci prova Kabitu dalla seconda linea, palla fuori, rimette il naso avanti la Federa Cise Borore con Matteo Marongiu che va sul punto di battuta, 12-11. Borore, 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 Borore.
gioco fermo. Sentendo che vengano ultimate queste necessarie ovviamente operazioni di pulizia, siamo pronti a riprendere con Matteo Marongiu alla battuta. Marongiu Scanu, di Sanna, ci prova Soru, il contrattacco di Borore con Andrea Virdis, poi Kabidu per Tortoli, poi in difficoltà la difesa di Borore sull'attacco di Simone Kabidu, mentre non è per niente in difficoltà Andrea Deriu, che va a murare il tentativo di Alessandro Carenta. Altra grande giocata a muro del numero 7 di Borore, più 2 per la squadra di casa, 13-11 il punteggio. Ancora Tortoli, ancora Kabidu dalla seconda linea, stavolta va a segno la sua giocata. 12-13, Leonardo Sanna alla battuta per l'airone Tortoli, mentre è incessante il tifo della torcida di casa qui al Palasport di Borore. Qui Sanna, l'attacco di Virdis, Buracco efficace stavolta Alessandro Carenta, che si fa perdonare rispetto alla sua schiacciata precedente murata da Andrea Deriu. Il muro di Carenta vale il 13-13. Torna in partita l'airone Tortoli, non era mai uscito in realtà. Ora qui l'attacco di Virdis e stavolta fa quel che può Leonardo Sanna, la sua ricezione finisce in out. Punto per Borore che rimette il naso avanti, 14-13. Andrea Deriu alla battuta. Tanto gioco ancora fermo. Non si riprende ancora a giocare, ci sono delle indicazioni dell'arbitro all'indirizzo dei responsabili della struttura per aprire tutte le porte. Forse per evitare qualche fenomeno di condensa che porta poi alle solite interruzioni per passare lo straccio in campo. Dovrebbe essere questa la motivazione, ma è difficile capirlo nella boggia del Palasport, gioco che comunque riprende con la battuta di Deriu. Qui tentativo di ricezione di Marongiu finisce sul soffitto e punto per l'airone, nuova parità, 14 pari, con Francesco Soru alla battuta. Il fischio
il signor Baraldi qui ha fatto la battuta a tesa solo e qui ancora Capitu e Carrete efficace a muro e trova il vantaggio l'Airone Tortolini, 15-14 il punteggio. Secondo vantaggio in questo terzo set per la squadra Uiesena, il primo era stato sull'1-0. Ancora Francesco Soru alla battuta, arriva il fischio, ma Soru mette in difficoltà Marungiu, riesce comunque a essere efficace. Viola la ricezione di Fancello, quindi Scanu dall'altra parte, la sua schiacciata finisce in out, esplode il palasport perché il Borore ritrova il pareggio 15-15. Con Andrea Virdis alla battuta, Scanu, Sanna, Kabitu sorprende Andrea Virdis, Simone Kabitu, il suo attacco è vincente, nuovo vantaggio per l'Airone Tortoli, 16-15 il punteggio. Alla battuta Davide Mulas, giocatore che fino a questo momento è stato impiegato solo per i turni di battuta. Va Mulas, Marungiu in qualche modo, e poi si addormenta un po' la difesa di Borone in questo caso. Margiu non riesce a rendere giocabile questo pallone, allunga l'Airone Tortolini 17-15 e possiamo dire con senno di poi è stata vincente la scelta di coach Marco Gagliardi di inserire Davide Mulas per questo turno di battuta. Gioco che ancora non riprende, si attende il fischio del signor Baraldi. Ora con Davide Mulas alla battuta. A Mulas palla fuori. Accorcia Borone 16-17 ed Enrico Niola alla battuta. Alcune rotazioni per la squadra ospite. Punto di vantaggio per l'Airone, fase cruciale di questo match, con l'Airone che cerca di riaprirlo essendo sotto di 2-7 e Borone che invece tenta la reazione per chiudere la gara sul 3-0. Intanto la palla viene contestata dai giocatori dell'Airone, arriva il signor Gigi Orpianesi in soccorso del primo arbitro. Tanto time out e punto assegnato a Tortoli che si porta sul 18-16. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Entriamo con Simone Kabitu alla battuta per Airone Tortoli, Airone che conduce 18-16 in questo terzo set. Va Kabitu, quindi Marungiu, Deriu che alza per Virdis e prova a impensierire la difesa, Ogliastrina dalla seconda linea, si difende
prende bene Tortoli e poi ed efficace con l'attacco di Gabriele Scanu che segna il più 3 alla squadra di Marco Gagliardi. Ora Capitu alla battuta. Capito, quindi Niola l'attacco vincente da parte di Maronzo. È stata un'irregolarità nella ricezione di Tortoli, è stata un'invasione parte di Scanu se non andiamo errati, e dunque punto per Borore che respira un po' dopo un momento difficile, ha visto Tortoli portarsi sul più 3, adesso più 2, la battuta per Borore, Gabriele Vargiu. Abbiamo vissuto un rarissimo momento di silenzio qui al Palasport che rimbomba di entusiasmo ben prima dell'inizio della partita. Grande entusiasmo intorno alla Federacise Borore ma anche intorno all'Airone Tortoli che può contare comunque su un buon seguito in questa trasferta del margine. Ovviamente la parte del Leone la fa il pubblico di casa. Oggi ha corso veramente numeroso sia qui dentro al palazzetto che fuori, dove è stato allestito un maxi schermo grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e della consulta giovanile di Borore in collaborazione con la Joe R Service. Tanto l'attacco di Scanu è vincente, 20° punto per l'Airone Tortoli che si riporta sul più 3, 20-17 in favore della squadra in maglia nero-verde. Ora Gabriele Scanu sul punto di battuta. Fabrizio Vildis in ricezione, poi l'attacco di Maronzo, risponde Fancello, altro attacco per Borore, ci prova Andrea De Riu, difende bene Tortoli e poi c'è l'attacco vincente stavolta di Simone Cabildu, vero e proprio cecchino, il numero 10 dell'Airone che allunga sul più 4, 21-17. Ci crede dunque l'Airone Tortoli e prova a riaprire una partita che ovviamente non poteva comunque dirsi chiusa. Vero è che il Borore ha vinto i primi due set, ma in entrambi i casi con parziali non particolarmente elevati, 25-21 al primo set, 25-22 nel secondo, e adesso stiamo assistendo alla reazione dell'Airone, ma questo terzo set ha ancora tanto da dire. Qui ci prova Maronzo, la ricezione di Scanu e poi Cabildu in qualche modo spedisce il pallone dall'altra parte. Qui il bagger di Fabrizio Vildis, attacco dell'omonimo Andrea, colpisce il muro ma la palla va fuori, punto per Borore che prova a riavvicinarsi in questo finale di terzo set, 18 per la squadra di casa, 21 per la squadra ospite. Alla battuta Simone De Riu, quindi Soru, alzata di Sanna per Capitu, senza deviazioni, palla che forse tocca il nastro, altro punto per Borore che si riavvicina sul meno 2, ancora Simone De Riu alla battuta, si riaccende l'entusiasmo del pubblico di casa, l'alzata di Sanna per Orto Muratto, c'è l'invasione
l'invasione e il punto ancora per la Federcise Borore, che non ci sta, che vuole far suo anche questo terzo set, che sembrava indirizzato verso l'airone e che invece adesso si riapre con il punto del 20-21. Ancora Simone De Riu, Soru, Sanna, Soru, stavolta il muro di Borore non è efficace e l'airone si riporta sul più 2, portando Isacco Asoni alla battuta. Asoni, Marongiu, De Riu per Vindis, che segna un punto pesantissimo, non si stacca Borore, rimane incollato a questo terzo set, 21-22, con Matteo Marongiu alla battuta. Battuta di Marongiu, Soru si fa ridare palla per un attacco qui efficace il muro di Borore, Soru ha un'altra chance, pallone ricevuto dal numero 3 di Borore, Alex Mazara è libero della squadra del margine, palla che però tocca il soffitto ed è punto per l'airone che si riporta sul più 2 con Leonardo Sanna alla battuta e con il time out chiamato dalla squadra di casa. Partiamo da Leonardo Sanna alla battuta, 23-21 in favore dell'airone Tortoli, la palla è buona, palla sulla linea, ace di Leonardo Sanna e set point per l'airone che ha la possibilità adesso di portare a casa questo terzo set e riaprire il match del Palasport di Borore, gara 3 della finale del campionato di Serie C maschile. Qui Sanna, Marongiu, alzata per Virdis che mette in difficoltà lo stesso Sanna, respinge in qualche modo la difesa di Tortoli, grande giocata difensiva dell'airone che concede però un nuovo attacco a Borore, lo effettua Virdis che va fuori tempo e arriva il punto del 25-21, si chiude il terzo set, si riapre la partita e stavolta l'entusiasmo è tutto del pubblico dell'airone, sistemato alla nostra sinistra. Si riapre, terzo set ad appannaggio dell'airone, 2-1 Borore, ancora qualche secondo per noi e poi torneremo per il quarto set. Al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Mettete il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso
del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu hai già fatta. E due, sì. Infatti vi ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli, Eli! Buoni piedi, Cristia! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. Tre argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. Entriamo dal Palasport che brulica di entusiasmo per questa finale, per questa gara 3 della finale dei playoff di Serie C. In campo Federcisa e Borore e Airone Tortoli. Sussulto d'orgoglio della squadra ogliastrina che ha riaperto il match. Siamo 2-1 in favore di Borore. Siamo pronti per partire con il quarto set. Accende ma non si è mai spento in realtà l'entusiasmo del palazzetto e immaginiamo anche qua fuori al maxi schermo l'entusiasmo dei tanti tifosi che sono venuti a tifare la Federcisa e Borore e che purtroppo non hanno trovato posto nel palazzetto. Intanto il primo punto è dell'Airone Tortoli in questo quarto set, inizia come aveva finito la squadra di coach Marco Gagliardi. Alla battuta abbiamo Isacco Asoni con la maglia numero 4, la battuta di Asoni, quindi Marongiu. Miola alza per Andrea Virdis, ha una seconda possibilità il numero 13 della Federcisa, stavolta difende meglio Tortolici, prova con Cabidu dalla seconda linea. Difende bene Borore, poi pallonetto di Matteo Marongiu che guadagna il primo punto per Borore in questo quarto parziale, 1-1 il punteggio. Gioco nuovamente fermo. Gioco fermo. Le solite operazioni di pulizia. Si riparte da Matteo Marongiu, maglia numero 5. Marongiu Fancello, quindi l'alzata per Soru, difende bene Fabrizio Virdis, ma poi è bravo sotto rete Leonardo Sanna, che la meglio sull'avversario, 2-1 Airone. Con lo stesso Leonardo Sanna che va alla battuta. Sanna, ricezione difettosa quella di Matteo Marongiu. Terzo punto per l'Airone Tortoli, 3-1 il punteggio. Airone, dopo aver riaperto la partita, cerca adesso
caso di impattarla Cinella e Tecnico. Capitato in gara 2 a Tortolì. Morore che viceversa, dopo l'incidente di percorso del terzo set, cercherà di chiudere anticipatamente la contesa. Ma Sanna, la sua battuta è fuori. E dunque si riavvicina a Morore 2-3 e Andrea De Riu alla battuta. Di De Riu va direttamente a rete, punto per l'Airone, 4-2 con Francesco Soru alla battuta. Si fanno sentire entrambe le tifoserie. Battuta di Soru, palla sul nastro e poi dall'altra parte Niola, dall'altra parte difende bene Fancello e poi ci prova Cabidu. La difesa di Marongiu è efficace, ancora Niola, ma c'è il muro targato Careta Cabidu. Quinto punto per l'Airone. Sta crescendo la distanza la squadra uliastrina. Time out chiamato da Borore, time out anche per noi. Parte da Francesco Soru alla battuta, 5 per chi attacca, 2 per chi difende, avanti l'Airone Tortolì. Buon inizio di quarto set, quello della squadra di Marco Gagliardi, che è rientrata in partita avendo vinto il terzo. Intanto qui la battuta di Andrea Virdi si è murata, prova l'attacco, adesso Tortolì con Scanu, si fa trovare pronto Fabrizio Virdis e poi Andrea Virdis tenta il pallonetto. Difende bene Fancello, era una giocata preziosa quella di Andrea Virdis. Qui attenzione, c'è l'invasione di Tortolì, puni al signor Baraldi. Punto per Borore che accorcia sul 3-5. Andrea Virdis sul punto di battuta, intanto la giocata di Fino nella precedente azione numero 13. Qui intanto un attacco di Tortolì bloccato bene dalla difesa di Borore, ci ha provato Niola con il pallonetto, più efficace la schiacciata di Cabidu dall'altra parte. Siamo 6-3. Con Alessandro Caredda che va alla battuta, ristabilisce il più 3 l'Airone Tortolì. Vaccare da Niola, quindi tenta la veloce il Borore con Vargiu, dall'altra parte Scanu non riesce a dare potenza, quindi Caredda, un'altra schiacciata, non riesce a intervenire Fabrizio Virdis. Altro punto per l'Airone, 7-3. Il punteggio, ancora Alessandro Caredda alla battuta. Si sentono un po' di più i tifosi di Tortolì in questa fase. L'inerzia del match è sicuramente cambiata, adesso è a favore della squadra ospite. Un po' in difficoltà la Federa Cise in questo inizio di quarto set. Qualche rotazione per coach Fabio Uda.
ancora non riprende. Arriva adesso il fischio del signor Baraldi. La battuta poi in difficoltà anche stavolta la difesa di Borore. Ancora un attacco di Cavito, ancora una volta vincente. Sta facendo sicuramente la differenza Simone Cabildo, allungo airone, 8-3, più 5 della squadra di Marco Gagliardi. Ancora Careta alla battuta. A Careta, Fabrizio Virdis, quindi la schiacciata vincente è di Aresu, maglia numero 11. Si rivede Borore, si rivede grazie a Mario Aresu. In battuta adesso Enrico Niola, 4-8 il punteggio. Va Niola, qui Sanna alza per Cabitu. Altra schiacciata vincente del numero 10 dell'airone. Si riporta su più 5 la squadra ogliastrina. E alla battuta c'è proprio Simone Cabildo. Mentre nell'airone si rivede il libero, si rivede Fabrizio Virdis. Ma Cabildo qui sbaglia, l'intervento ha reso. Chiede scusa ai compagni il numero 11 e Tortoli che adesso allunga sul più 6. Ha capito, battuta fuori, quinto punto per Borore con Aresu che si porta sul punto di battuta. Aresu, Soru, quindi l'alzata di Sanna per Scanu, prova la deviazione del muro e l'undicesimo punto per l'airone. Gabriele Scanu che adesso si porta sul punto di battuta, 11-5 a favore dell'airone. Ora Scanu, arriva il fischio dell'arbitro. Scanu qui, non è ineccepibile la difesa di Borore. E qui d'astuzia Leonardo Sanna fa 12-5. Vedendo la palla al di là della rete. Altro time out chiesto da Borore. Time out anche per noi. Ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Gabriele Scanu alla battuta mentre si fa sentire il pubblico di casa che prova a incitare la squadra nel momento sicuramente più difficile di questa gara 3. Momento difficile che prosegue con la giocata efficace a muro di Isacco Asoni che regala il 13° punto all'airone Tortoli che fino a questo momento sta letteralmente dominando questo quarto set. Ancora Scanu, la respinta di Niola e poi l'attacco, stavolta efficace di Andrea Deriu.
regala il sesto punto alla Federaccise. C'è ancora tanto da recuperare per la squadra di casa, che se non altro ha dato segni di vita. Simone De Rio alla battuta, 6-13 il punteggio. Va De Rio, quindi Soru tenta la schiacciata. Soru, non c'è stato il tocco, palla fuori, altro punto per la Federaccise. Ci sono state le proteste dei giocatori dell'Airone. Altro punto per Borore, ancora Simone De Rio la battuta, quindi Fancello, alzata di Sanna a cercare Urru, trova il punto per l'Airone, 14-7, lo stesso Urru, va alla battuta. Niola De Rio, alza per Vildis, schiacciata terrificante di Andrea Vildis. Borore a meno 6 con Matteo Marongiu alla battuta. A Marongiu, quindi Scanu. Sanna ancora per Soru, palla fuori, ma c'è stato un tocco a muro dei giocatori di Borore, dunque altro punto Airone, 15-8 in favore della squadra ospite. Non si riprende ancora a giocare. Un punto di battuta abbiamo Leonardo Sanna, attende il fischio dell'arbitro per ripartire, il fischio che arriva in questo momento. Sanna, Marongiu, De Rio, Vildis, si difende il muro dell'Airone, poi l'attacco dall'altra parte di Niola, respinge Fancello e poi ci prova Orru, il muro di De Rio, palla in campo, punto Borore, 9-15, l'esultanza rabbiosa di Andrea De Rio, che adesso va in battuta. Aderiu, Fancello, non bene, quindi prova Cabidu, Murato, dall'altra parte c'è Orru, arriva il fischio dell'arbitro, il punto è di Tortoli, questa volta non la prende bene il pubblico di casa, che forse chiedeva un'invasione. Ci sono le proteste di capitan Fabrizio Vildis all'indirizzo del signor Baraldi, a colloquio arbitro e capitano. Si riparte dalla battuta di Orru, il punto è confermato e di Tortoli, 16-9 in favore della squadra ogliastrina. Ma gioco che ancora non riprende. Vildis a colloquio anche con il secondo arbitro, il signor Gigi Orpianesi. Gioco che adesso può riprendere con Francesco Rua la battuta.
sulla rete. Si scatena pubblico di Borore per questo errore in battuta che regala il decimo punto alla Fedra Accise. Adesso va la battuta con Andrea Virdis. Andrea Virdis, quindi l'attacco di Scanu, riesce comunque a difendere la squadra di casa. Fancello, c'è la possibilità per un nuovo attacco per Tortoli. Maglia stavolta Soru, palla fuori, undicesimo punto per Borore che prova a riavvicinarsi portandosi sul meno 5, 11-16 il punteggio. Va Virdis, quindi Urru, Sanna, Kabidu, attacco vincente del numero 10 dell'Airone, 17-11. Vaccaretta alla battuta. Battuta di Caredda, Fabrizio Virdis, De Rio per Vargiu, la schiacciata di Gabriele Vargiu, non lascia scampo la difesa dell'Airone, 17-12, Enrico Niola alla battuta. Vaniola, Urru, Sanna e poi Asoni per il 18° punto dell'Airone. Ancora una volta si affida alla linea verde la squadra oliastrina con Asoni, classe 2004, Urru, classe 2005. Età media molto bassa quella del roster a disposizione di mister Gagliardi. Intanto qui l'attacco di Virdis, palla che Scanu ha cercato di intercettare senza riuscirci. Grande attacco questo di Andrea Virdis. Abbiamo parlato della linea verde di Tortoli, non è da meno Borore, forse qualche anno in più nell'età media. Entrambe le squadre schierano tanti giovanissimi che sono un po' il futuro della pallavolo sarda. Intanto Kabidu in qualche modo mette palla nell'altra metà campo, altro attacco per Borore con Marongiu, il suo attacco è vincente, si avvicina la Fedra Accise che adesso si porta a un meno 4 che mancava da tanto tempo in questo set. Time out stavolta chiamato da Tortoli, deve riordinare le idee coach Gagliardi. Ci fermiamo anche noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Parte da Gabriele Vargiu sul punto di battuta, 14 Borore, 18 Tortoli. Siamo nel quarto set, conduce la Fedra Accise Borore per 2-1. Vargiu, Sanna dalla parte di Scanu, allora intercettato facilmente dalla difesa di Borore, ci ha provato Andrea De Rio, ci prova adesso Kabidu dalla seconda linea, difende bene De Rio per Borore e poi attacca ancora meglio Simone De Rio, si avvicina alla Fedra Accise che non ci sta, che non vuole portare questa partita a tie break come invece vorrebbe fare l'Airone Tortoli, e dopo aver concesso i primi due set alla squadra di casa è tornata in partita nel terzo e sta conducendo nel quarto. Qui ancora Vargiu, sbaglia la battuta Gabriele Vargiu,
se ne rammarica il numero uno che lascia il campo, entra Fabrizio Virdis al suo posto, più 4 Airone che respira un po', Airone che si era trovata anche sul più 7 in questo quarto set. È stata una mini break del Borore, una reazione d'orgoglio della squadra di coach Uda, che adesso ci prova con l'attacco di Andrea Virdis, se non andiamo errati, ben murato dalla difesa di Borore, nella fattispecie da Sanna. 20° punto per Airone, 20-15 per la squadra ospite. Gabriele Scanu alla battuta. Andiamo Scanu, pallone fuori, pallone fuori di pochi centimetri, punto per Borore che porta Simone De Rio alla battuta, 16-20 il punteggio. De Rio Fancello, quindi Sanna, ci prova Soru, Fabrizio Virdis in ricezione, poi prova a metterla dall'altra parte Marongiu, ancora la difesa di Borore che si fa trovare pronta, un altro attacco di Marongiu, ancora Fancello, Sanna che alza per Soru, difende bene De Rio e poi ci prova Andrea Virdis, si fa trovare scoperta la difesa di Tortoli, si riavvicina Borore sul meno 3 con la schiacciata vincente di De Rio. 17-20, Simone De Rio ancora alla battuta. De Rio o Soru, se la fa ridare Soru, murato! Murato dal tandem Virdis Andrea De Rio, si infiamma il palazzetto che crede nella rimonta. Time out chiamato da Tortoli, time out anche per noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. Momento decisivo qui al Palasport, si è rifatta sotto la Federcisa Borore in questo quarto set, a lungo dominato dall'Airone Tortoli, 18 per chi attacca, 20 per chi difende. Borore crede nella rimonta, crede nel poter chiudere questa gara già in questo set. Qui fuori il muro di Andrea De Rio, respira Tortoli che si porta sul 21-18, Tortoli che viceversa cerca di portare la partita al tie break, cerca la grande rimonta dopo essere stata sotto per 2-7-0. Qui la battuta di Soru, anzi di Asoni, che poi si prodiga anche in una ricezione. Bravo dall'altra parte Fabrizio Virdis, ma fa ancora meglio il muro di Alessandro Caredda che riporta Tortoli su più 4, 22-18 per l'Airone, che ha saputo reagire a un momento davvero critico. Stiamo assistendo comunque a una grandissima finale, alla degna finale di un grande campionato di Serie C maschile, in cui nella regular season ben 5 squadre si sono ritrovate nello spazio di 4 punti. Tanto qui l'attacco di Orru, di Soru, scusate, murato, ci crede ancora Borore che si porta sul 19-22. La gara è più viva che mai e abbiamo Matteo Marongiu sul punto di battuta. Vediamo se Borore riuscirà a fare quel mini break per riavvicinarsi nuovamente agli avversari.
forse Tortoli ancora una volta saprà rintuzzare gli attacchi della squadra di casa. Gioco ancora fermo, sono in corso le ennesime quanto necessarie operazioni di pulizia del campo. Stavolta tocca alla metà campo della squadra ospite, squadra ospite che conduce per 22-19, mentre attendiamo il fischio dell'arbitro per la battuta di Matteo Marongiu, maglia numero 5. Va Marongiu alla battuta. Soru Sanna Cabidu dalla seconda linea, difende bene De Riu, poi Virdis che alza su Andrea Virdis, difende bene Scanu che tiene buona questa palla, quindi Soru non rischia, regala un altro attacco a Borone e qui c'è l'invasione di Soru. Almeno questa è la decisione del signor Baraldi, che va a spiegarsi con i giocatori di Tortoli che non sono per niente d'accordo con questa decisione. Attenzione perché Baraldi richiama Cabidu. In sostanza Borone conquista il suo 20° punto, si porta sul meno 2 in questo infuocato finale di quarto set qui dal Palasport di Borone. La poggia scatenata dalle due tifoserie e immaginiamo che anche fuori nel maxi schermo allestito dall'amministrazione comunale della Consulta giovanile si viva con grande pathos il finale di questo set. Qui Fabrizio Virdis tiene giocabile questo pallone che Andrea Virdis prova a mandare nell'altra metà campo con una schiacciata, quindi tentativo dall'altra parte di Cabidu, ce n'è un altro per Andrea Virdis che sorprende il muro avversario e adesso Borone è lì a meno uno dall'airone che ha dilapidato il grande vantaggio che aveva all'inizio del set. 21-22 il punteggio e come potete sentire il pubblico di casa adesso ci crede più che mai. Matteo Marongiu alla battuta, va su Scanu, quindi Sanna, l'alzata di Sanna per Cabidu dalla seconda linea e stavolta l'attacco di Cabidu è efficace perché la ricezione di Marongiu finisce sul soffitto, respira l'airone Tortoli che si riporta sul più 2 e cerca di condurre la nave in porto in questo quarto set con Leonardo Sanna alla battuta. Battuta di Sanna, Marongiu, rialzata per Andrea De Riu, la sua veloce finisce inesorabile sul campo avversario, di nuovo sotto Borone, di nuovo meno 1, 22-23, gioco fermo. Lo stesso Andrea De Riu va alla battuta, abbiamo approfittato di questa pausa per rifiatare anche noi perché l'intensità di questa partita è veramente elevatissima, è veramente una sfida da cuori forti, diciamo così. E qui clamoroso errore di Soru in ricezione e Borone raggiunge il pareggio 23-23, si riapre la partita. Ultimi palpitanti momenti di questo quarto set che a questo punto può finire nelle mani di entrambe le squadre. L'inerzia è cambiata stavolta e dalla parte della squadra di casa va De Riu, ancora Soru, quindi Sanna, Cabidu, ancora su Soru, c'è la possibilità di un altro attacco di Cabidu e il muro di Andrea Virdis regala il match point a Borone. Quasi increduli i giocatori della squadra di casa nell'avere la possibilità di chiuderla già adesso. Vediamo se ci sarà timeout, così non è. Incredibile finale di quarto set, match point per Borone nelle mani di Andrea Virdis. Pubblico in trepidazione, sembrava fatta per l'airone
ma questa è la pallavolo in cui non si può lasciare e non si può dare niente per scontato che sbaglia Andrea Virdis. Si va sul 24-24, chiede scusa al pubblico, chiede scusa ai compagni Andrea Virdis che non si capacita di questo suo errore in battuta. 24 pari, si va al 26 con Orru alla battuta. Vediamo se questo errore ha ridato morale a Leilone. La battuta di Orru, 15, prova il Borore, difende bene la difesa di Tortolì, ma poi concede un altro attacco ad Andrea Virdis che non lascia scampo alla difesa di Borore. 25esimo punto, secondo match point per la Federacise Borore con Andrea Virdis alla battuta. Attendiamo il fischio dell'arbitro. Andrea Virdis, Soru, l'alzata per Cabito, la palla è fuori ed è finita. Dopo 46 anni Borore raggiunge i campionati nazionali e promozione per la Federacise Borore che batte un grande Airone Tortolì per 3-1. È la festa della Federacise, è la festa di Coach Uda e dei suoi ragazzi, ma soprattutto è la festa di un paese intero. Il palasport è una boggia, immaginiamo anche fuori, immaginiamo i grandi festeggiamenti per una stagione trionfale. Avevano raggiunto il traguardo, adesso come recita un cartello qua davanti a noi, hanno realizzato il sogno di una piccola comunità che raggiunge la Serie B, raggiunge per la prima volta i campionati nazionali. Ci avvicineremo ora in sede di interviste per intercettare le impressioni degli addetti ai lavori di una grande pallavolo Borore, ma anche di una grande Airone Tortolì che ci ha provato e che forse questa Serie B l'avrebbe comunque meritata. Mentre raggiungiamo la zona intervista, mi preme ringraziare Chico Piu per la collaborazione alle immagini e Mauro Farris alla regia. Ci ritroveremo tra poco, comunque nei prossimi giorni, per raccogliere le... Andiamo subito in diretta, mi dice Mauro Farris, raccogliamo subito le impressioni da bordo campo per questa grande, grandissima festa di sport. Faremo un po' di fatica ad arrivare a centrocampo, ma in qualche modo ci riusciremo.
coach. Coach, avevate raggiunto il traguardo, adesso avete regalato un sogno a un paese intero. Grande atmosfera, grande vittoria in un campionato ad alto livello in cui c'erano tante squadre competitive. Sì, è stata una bellissima stagione, molto impegnativa, molto combattuta, e quando è così è sempre più divertente arrivare a vincere. È un po' il merito di un paese, una comunità, una collettività che... Un traguardo storico per Borole. Un traguardo storico, dopo 46 anni una serie nazionale, con questo pubblico potrete andare lontano anche in Serie B. Speriamo, noi adesso inizieremo a ragionare tra un po' di quello che sarà domani. Oggi e per tutta la settimana sarà solo festeggiamento. Oggi forse nel quarto set hai avuto un po' di paura. No, paura mai, ho cercato di ragionare su come potevamo interpretare correttamente una situazione che stava diventando complicata per il nostro atteggiamento, più che le difficoltà sul campo, però ci stava, perché è un'esperienza anche per chi giocava unica, che ti porta chiaramente tanta tensione, a volte riesci a gestirla, a volte come nel terzo set ti sovrasta, e il mio unico pensiero era trovare il modo per tranquillizzare i ragazzi e iniziare a giocare. È una reazione da grande squadra. Sì, nel set abbiamo avuto una bella reazione, l'abbiamo fatta di squadra, quindi bello, bello. Grazie, goditi i festeggiamenti. Com'è? Ah, goditi. Sì, grazie. L'ultimo attacco di una stagione trionfale, ce l'avete fatta, avete regalato un sogno a voi stessi e a tutto un paese che oggi si è riversato al Palasport. Sì, non so cosa dire, sono emozionatissimo, scusami, ma siamo riusciti finalmente a fare questa... È un po' difficile fare interviste. E adesso vi godete la festa e poi penserete al futuro. Sì, onestamente sì, siamo anni che stiamo facendo, riusciamo a fare una squadra, un anno sì, un anno no, quest'anno ci siamo riusciti e siamo riusciti a fare questa impresa, non lo so nemmeno io, è un'emozione fortissima, ma il futuro non si sa, chi se ne frega, abbiamo vinto. Grazie Andrea. Grazie. Festa per la Federa Cise, noi siamo in chiusura di collegamento, siamo stati davvero felici di essere testimoni di questa grande giornata di festa per Borore, e adesso non possiamo che fare al Borore i migliori auguri per un ottimo campionato di Serie B.
E l'augurio anche a Leone Tortoli che ci possa riprovare nella prossima stagione. Siamo in chiusura, amici di Directa Sport, e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Forza Modena! Forza Modena! Forza Modena! Forza Modena!